Rodriguez cerca una nuova casa e volta pagina dopo l'addio a Stefano De Martino. La love story fra lo sugar argentino e il conduttore sembra davvero arrivata al capolinea e lei sarebbe già pronta a trasferirsi, lasciando l'elegante appartamento in zona Moscova in cui la coppia aveva creato il proprio nido d'amore. La modella è stata paparazzata mentre passeggiava per le vie del centro di Milano insieme all'amico Mattia Ferrari, ma soprattutto un agente immobiliare. Secondo il settimanale di Vedona, la Rodriguez avrebbe passato la giornata a visitare degli appartamenti in cui andare a vivere con Santiago. La situazione dunque sembra più grave del previsto. D'altronde, gli amici riferiscono che i due farebbero di tutto per evitarsi e che Stefano sarebbe tornato a casa solo per prendere Santiago, passando poi la notte a casa dei genitori. Quello che è successo a noi è successo a tanti altri, avrebbe svelato alle persone più care. Conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte, ma in questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene. Restano un mistero i motivi della rottura, anche se secondo le ultime informazioni, dietro la crisi fra Belen e De Martino non ci sarebbero tradimenti o l'ingerenza della famiglia Rodriguez, bensì differenze caratteriali e le difficoltà della coppia a comunicare. Sia la showgirl che l'ex ballerino di Amici non sembrano intenzionate a svelare cosa sia accaduto e forse solo con il tempo scopriremo qualcosa di più. L'unica certezza è che, come ha fatto capire anche la modella su Instagram, a mettere fine alla storia sarebbe stato Stefano. Proprio lui, appena un anno fa, aveva cercato di ricucire i rapporti con la moglie, dando vita a un ritorno di fiamma tanto voluto quanto inaspettato. Intanto Belen ha tolto la fede dal dito. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.